Parliamo della gestione delle vele alle andature risalenti. Alle andature risalenti, come per esempio adesso siamo di Bolina, per fare avanzare la barca si deve chiamare quello che in gergo è noto come flusso laminare. Flusso laminare è in pratica un flusso ordinato che scorre, o meglio, un flusso d'aria che scorre ordinatamente sulle vele. E il segnale che il flusso sia ordinato, il segnale che abbiamo a portata di occhio sono i telltales, cioè quelle striscioline che vedete sbattere lungo la parte interna della vela. In realtà sono ben visibili quelle interne, ma ve ne sono altrettante sulla parte esterna. Tra l'altro noi stiamo guardando i telltales bassi, ma abbiamo altri due ordini di telltales più in alto. In ogni caso prendiamo come esempio questi bassi. Cos'è che succede? Che ad andatura costante, quindi a rapporto di direzione della barca e direzione del vento costante, se io, vediamo, provo a lascare leggermente la scotta del fiocco, vedete? La lasco, la lasco, la lasco, a un certo punto a un certo punto i telltales vanno in turbolenza. I telltales non devono essere in turbolenza, quando sono in turbolenza sono segno che il flusso non è laminare, quindi adesso ricazzo la mia vela e vedete che pian piano i telltales tornano a volare orizzontali. Quando sono perfettamente orizzontali, la vela è perfettamente a segno. Tenete conto che dovete un po' mediare tra i vari punti della vela e quindi a volte è accettabile un certo grado di compromesso, però vedete che adesso il flusso d'aria lungo la vela è evidentemente più ordinato, ce lo mostrano proprio i telltales che sono perfettamente dritti. Anche i telltales dietro fanno lo stesso lavoro. In linea di massima, quando vanno in turbolenza i telltales interni dobbiamo cazzare, quando vanno in turbolenza i telltales esterni dobbiamo lascare la vela. Lo stesso dispositivo esiste sulla balumina della randa, sul bordo d'uscita della randa, e anche i telltales della randa ci aiutano a regolare meglio la regolazione della vela. Viceversa, quando siamo in andature portanti, quindi lasco, gran lasco, poppa piena, la regolazione delle vele non beneficia più della presenza di telltales ed è basata su altri principi più rozzi, più primitivi. Poggio ancora 10 gradi a dritta, Max. Quando siamo a un'andatura portante, come in questo caso vedete, abbiamo il vento che viene dalla nostra sinistra, da poppa, e la regolazione delle vele è semplicemente che la corda della vela, cioè il punto che unisce, la linea immaginaria che unisce il punto di scotta di una vela al punto di mura di una vela, deve essere ortogonale rispetto alla direzione del vento, deve fare 90 gradi rispetto alla direzione del vento. Sia il fiocco, deve essere proprio un cucchiaio, i telltales vedete non lavorano più, e sia il fiocco che la randa sono aperti in modo da essere disposti ortogonalmente al vento.